Quello che non ha dato è, secondo me, l'approccio che pensavo che fosse diverso. Venendo poi da una prestazione importante come quella di Sulmona, ero convinto ed ho sbagliato pensavo che l'approccio alla partita fosse un pochettino diverso, quindi pensavo che non si dovesse fare niente durante la settimana per poter cambiare le cose. Invece mi sono accorto che qualcosina dovevo cambiare, non a livello proprio tattico, dovevo cambiare nella mia modo di gestire la partita. Quindi non è stata una sconfitta dovuta tanto a una questione tattica, bensì ad una questione di mentalità. Questione tattica, abbiamo giocato le partite nella stessa maniera, vincendo anche molto bene, quindi non è una questione tattica, secondo me è stata una questione di un pochettino di pigrizia, mi è sembrato, rispetto a quello che si voleva ottenere. Il direttore sportivo ha parlato anche di un difetto congenito di questa squadra a cui vuol trovare una soluzione con il mercato. Il direttore sa quello che deve fare, mi sembra che stia lavorando molto bene, quindi ha costruito un'ottima squadra. Sono contento di quello che ha fatto. Poi, se arriva qualcun altro, insomma, ben venga, se ci può dare un aiuto per poter ottenere questo risultato importante. Contro squadre che si chiudono, come è successo già 5 volte, diciamo, in questo campionato tra casa e fuori all'Ancona, cosa si può fare, cosa si deve fare? Ma dobbiamo probabilmente migliorare in alcune cose. Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo vincere più duelli individuali, dobbiamo migliorare sulle palle inattive, dove siamo un pochettino. Su corner, queste punizioni, riuscire a prendere qualche punizione più dal limite, riuscire a prendere qualche rigore in più, visto che ne abbiamo presi solo uno, quindi dobbiamo migliorare in tantissime cose.